Buonasera e bentrovati dallo Stadio Meazza in San Siro per la prima semifinale di Coppa Italia. Di fronte l'Inter di Antonio Conte e il Napoli di Rino Gattuso, due formazioni che vivono due momenti diversissimi. Inter in estasi dopo il successo in rimonta nel derby con il Milan, Napoli che arriva invece dopo il tonfo casalingo contro il Lecce. Accanto a me per commentare questa sfida c'è Fulvio Colovati. Buonasera Fulvio. Buonasera Cristiano, buonasera a tutti voi. C'è Lautaro Martinez che conquista un pallone vacante, limite dell'area di rigore, Lautaro, la conclusione un po' debole da parte del Toro argentino, la parata semplice di Ospina. Traversione di Skriniar per Biraghi, il suo cross dalla sinistra per Martinez che incorna di testa ma non trova lo specchio della porta dal limite dell'area piccola. Manolas avanza il greco, cambia poi versante, cercando sulla sinistra Elmas, buca l'intervento Moses, Elmas avanza, entra in area di rigore, punta la porta, ancora Elmas fino in fondo, mette un cross in mezzo, cross vagante che diventa pericolosissimo, la chiusura in calcio d'angolo da parte dei difensori di Antonio Conte, primo squillo per il Napoli, prima vera occasione potenziale per la formazione di Gattuso. Di Lorenzo prova a chiuderlo Biraghi, Di Lorenzo corto, ancora per Demme, da questi a Cagliecon, il pallone di ritorno per l'italo tedesco, poi in zona centrale per Mertens, si chiude l'Inter, Mertens pesca bene all'interno dell'area di rigore, Zielinski l'uscita di Padelli e poi pulisce l'area di rigore De Vrij al 46esimo e 3 secondi, la prima vera occasione del Napoli. Prova ancora l'Inter con il traversone per Lukaku, il colpo di testa del belga è debole, la parata di Ospina, cross che arrivava dalla tre quarti da parte di D'Ambrosio, Biraghi per Sensi, prova il tacco a beneficio di Martinez, l'1-2 con Sensi che trova un po' di spazio, prova a cercare Lukaku, la chiusura all'ultimo momento da parte di Zielinski, poi Fabian Ruiz per Mertens, ancora sull'apertura per la destra, per la discesa di Di Lorenzo, Inter un po' sbilanciata, Di Lorenzo fino al limite dell'area di rigore, Di Lorenzo per Fabian Ruiz prova a girarsi ma l'Inter si è ricompattata con tutti i suoi effettivi a protezione della porta di Padelli, il pallone allargato sulla sinistra per Zielinski in zona centrale, adesso c'è Demme per Fabian Ruiz, limite dell'area di rigore, arriva anche Cajecon, Fabian Ruiz 1-2 con Di Lorenzo, Fabian Ruiz la conclusione, la rete del Napoli con Fabian Ruiz al 12esimo, Napoli in vantaggio, Inter 0 Napoli 1, Fabian Ruiz ha fatto un grandissimo gol, una grandissima azione personale quando sembrava una palla persa, perché il Napoli è andato in ripartenza, l'Inter si è fatta trovare scoperta, poi come giustamente hai detto tu è riuscita a ricompattarsi, sembrava che il Napoli avesse perso l'attimo buono, l'attimo giusto, invece Fabian Ruiz con una prudenza personale, perché ha cercato l'1-2 con Mertens mi pare, vediamolo, con Mertens gliel'ha ridata, vediamo poi se è Mertens o Callejon, gliel'ha ridata, si è liberato di un suo diretto dell'uomo che aveva davanti e poi ha giro di sinistro, vedi, ha cercato l'1-2 forse con Di Lorenzo. Poi con Di Lorenzo in fase offensiva, pensate un po', poi dopo praticamente si è impossessato del pallone e ha calciato di sinistro sul palo lungo alla destra di Padelli, un gol bellissimo, un gol meraviglioso, assolutamente imparabile questa volta per Padelli Non può nulla il giocatore dell'Inter, il portiere dell'Inter sul tentativo di Fabian Ruiz che trova dunque il gol del vantaggio, sblocca il risultato del Napoli con il centrocampista spagnolo al 13esimo, ha cambiato il parziale, 13esimo della ripresa, Inter 0 Napoli 1, gol pesantissimo per la formazione di Rino Gattuso, un'ottica ovviamente del doppio incontro, Cagliecon nettamente anticipato da Biraghi, ha un po' di spazio adesso l'ex giocatore della Fiorentina per Martinez, ci prova lui più o meno dalla stessa distanza a cui ha provato e ha trovato il gol Fabian Ruiz, la sua conclusione però è decisamente fruttuosa, l'Inter in avanti, D'Ambrosio per Lukaku, protegge il pallone in due su di lui in qualche maniera verso Brozovic per Eriksen, posizione centrale, Eriksen la conclusione, è fuori dallo specchio, potente ma imprecisa, ci ha provato il danese Martinez, la magia, liberarsi della marcatura, Martinez entra in area di rigore contro Demme, Martinez sul fondo, mette in mezzo il pallone che carambola su Lukaku in qualche maniera, il pallone poi sbatte sul palo e lo abbranca Ospina, cosa è successo in area di rigore, serie di batti e ribatti con Lukaku praticamente a due passi da Ospina che ha provato per due, tre volte a cercare
cercare di superare il portiere colombiano e poi il palo ha salvato il Napoli. Rivedendo poi le immagini, la mischia all'interno dell'area piccola, praticamente a due passi da Ospina, il pallone poi non ha sbattuto sul palo ma sulla coscia di Manolas, questo ne ha attutito ovviamente la traiettoria, consentendo poi il guizzo del portiere colombiano che è andato in presa bassa proprio nei pressi del palo. Tutta l'Inter nella metà campo del Napoli, Brozovic, Napoli che però è chiuso a proteggere il vantaggio di Fabian Ruiz. Lautaro Martinez riesce a concludere, arriva Eriksen, la conclusione deviata sul fondo, si difende il Napoli senza rischiare un granché, ancora Barella, praticamente 45 secondi alla fine del match con il Napoli sempre avanti. Biraghi, ultima chance forse per l'Inter, il suo traversone, Lukaku, la sponda per l'inserimento di D'Ambrosio, D'Ambrosio contro Ospina in due tempi, la para il portiere del Napoli e questa è la parata salva risultato e il Napoli vince la gara. Finisce qui la semifinale d'andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli, successo azzurro firmato Fabian Ruiz, la rete che decide l'incontro al 57esimo del giocatore spagnolo. Commento di Fulvio Colovato. Ma un commento brevissimo alla luce di quello che abbiamo visto, un Inter sottotono chiaramente rispetto alla partita precedente, però un buon Napoli, che secondo me ha vinto meritatamente, ha avuto le occasioni più importanti, non tantissime per la verità, perché è stata una partita vara di emozioni, molto tattica, interpretata bene da parte delle due squadre, però un Inter rispetto alla partita precedente nell'individualità e soprattutto anche nel collettivo molto sottotono. Finisce dunque la sfida tra Inter e Napoli, la prima semifinale di Coppa Italia, successo del Napoli in casa dell'Inter per 1-0, rete di Fabian Ruiz. Grazie a Giulio Garcia per l'assistenza tecnica, grazie a Fulvio Collovati per i commenti tecnici, linea che può tornare agli studi di Roma.